La dotazione di questo museo è in particolare centrata sulla raccolta che Biscaretti ha fatto della storia dell'automobile dall'inizio del secolo fino agli anni 48. Poi si comincia a lavorare nel percorso per contrasti, perché si diluiscono le vetture e quindi noi non abbiamo più quella quantità di vetture, e qua la genialità dell'allestitore, quindi di François Confino, è quella di trovare lo stilema per rappresentare gli oggetti, e quindi si lavora anche a livello di contrasti. Abbiamo voluto evidenziare nella parte iniziale qual è stato l'antefatto, cioè quindi con delle scenografie che rappresentano i cavalli che abbandonano la carrozza e la caldaia a vapore che sostituisce il movimento meccanico. Proseguendo poi si entra nel periodo il 68, e noi abbiamo optato più verso gli hippie, il movimento degli hippie, quindi anche questo filmato è molto, molto importante, specialmente per i giovani delle nuove generazioni, far capire quando i giovani degli anni 70 consideravano la libertà, l'utilizzo di costumi senza vincoli. Poi arriviamo in uno spazio dove la macchina nella società è diventata anche un emblema, e lì è stata rappresentata con queste Polaroid. Fa ragionare un momentino la nuova generazione a capire quali sono stati i passaggi. La crisi del petrolio la stiamo vivendo direi quasi quotidianamente, e quindi questa visione qua raccontata dal garagista che ti interpella mentre tu sei lì che lo guardi, con questo filmato che è molto accattivante, molto, molto bello, e trasmette un messaggio molto preciso, e questo direi che ottiene degli ottimi risultati sui visitatori. E adesso buona serata, anzi buona domenica. Poi abbiamo voluto creare il contrasto tra l'est e l'ovest, quindi il muro di Berlino, che è stato un altro passaggio epocale, quindi è stato creato questo Checkpoint Charlie proprio per farti entrare in quel clima. E poi bellissimo quel filmato del futuro, perché fa vedere quale potrebbe essere il futuro della città, quindi con le piste magnetiche, non più l'oggetto auto come culto personale, ma quello della società. Poi c'è stata un'area ludica che è quella della follia, dove praticamente illustriamo un po' l'esasperazione, l'eccesso. Si esce poi alla fine dove c'è dei touchscreen dove uno può così votare la vettura che secondo lui è quella che l'ha impressionato di più, quella che gli piace di più. Io voto una cosa sentimentale, cioè all'interno del percorso c'è un 850 che era di mia suocera, che volevano buttare via, io l'ho voluta prelevare e messa lì. L'operazione che è stata fatta, specialmente con l'ausilio di tecnologie moderne, con i filmati, con i touchscreen, dove abbiamo la possibilità di incrementare il più possibile conoscenze specifiche dei motori, dei telai e delle ruote, questo ci permette veramente di approfondire anche l'argomento auto.